arrivato. Stare nelle vostre cici tutte le prazze. La musimit. Enise mash. Musíš mi pomoct, takhle to dá nejde. Já to nemůžu dělat sám. Poznáš se so sami na bejstedej. Stessa storia, principà. Eh? Senza prete non se ne canta messa. Tranquillo, mo la risolviamo questa cosa. Hai soldi e te no, no? Tranquillo, stamattina saranno in banca. Ma pure era mattina ci stai. Andiamo, dai, non vale la pena, dai. Più tardi ci vado io personalmente e ve li porto. E più tardi noi cominciamo a faticare. E tu che vuoi fare? Io? Io lavoro. Io vado. Oh, Marova! Ho bisogno di lavorare. Tutti abbiamo bisogno. Ma un lavoro dove ti pagano? E ti ha detto che porta soldi, no? Ah, perché tu ci credi? E che devo fare? Non ho documenti, chi mi dà lavoro a me? Oh, guaio! Piano. Non c'è verde, andiamo. Sto stronzo. Ma che pensi che può fare come lo pare? Allora, Don Enzo, oggi va a casa. Mi raccomando, non si deve affaticare, deve stare a riposo, ok? Vabbò. Permesso? Ehi, come stai, Enzo? Bene. Beh, non sei contento, stamattina torniamo a casa. Sì. Hai visto che t'ho portato? L'ho presa una signora del paese, è vecchia ma è buona. Poi mi sa che a lei non serve più. Così almeno non ti stanchi. Ma tu che sei venuta a fare? E se non ti aiuta tua sorella, chi ti aiuta? A me non mi serve niente, eh. Ancora? E come fai da solo, eh? Come fai? Preparati, dai, che andiamo a casa. No, aspetta Martina. Sta dalle api, mo viene. Di nuovo questa storia delle api. Mo ci siamo di nuovo fissati con le api. Qua mi sa che stiamo a perdere tempo. A parte che quel terreno sarebbe così utile a Rocco. Ancora. Beh. Dammi il colletto,
Aiuta. Metti un'altra qua. Sì. Questa deve essere la base. Mi so spiegare. Va. Prendi il metro, prendi. Qua? Perfetto. Che? Lascia questo. Sta fuori. Ma sta cazzo di roba, ancora qua sta. Martina! Stiamo a sentire un attimo, Martì. Sta roba qua non la voglio vedere più qui dentro. Ma hai capito o no? Tony, mo che se ne va il vecchio, deve sparire tutto costa qua. Mettila a docus, metti. Sì. Ma guarda la Madonna, se no si deve bloccare il lavoro per colpa di sta pazza qua, guarda. Io già tengo tutto così in mente. A casa. Vabbè, perché Sergio non gli ha portato le soldi. Bravi questi. Voglio vedere. Sì, sì. Voglio vedere che fanno. Sono presente che vengono a chiedere. Chi le dà più lavoro? Sei tu, non puoi capire, eh? Ho lavorato e lui deve pagarmi, no? Ancora? E ci sei pure tornato? Ma ragazzi, io non voglio problemi. No, no, forse tu non hai capito. Tu te ne hai. Te ne devi andare. Capito? Sì, me ne vado. Appena prendo i miei soldi. Vai. Capisci? Ti spiego io! Basta! Aiuto! Pezzo di merda! Te ne devi andare. Ma giù. Andiamo, che sta la pazza, andiamo. E te ne devi dimenticare, quei soldi. Aiuto! Non ho fatto niente, volevo solo i miei soldi. Grazie. Non capisco perché hanno fatto così. Questo è il reperto di Antonio, non posso usare. Sono un'infiammazione pronta, è meglio. Io non posso restare qui. Non ho documenti. Mi sento già meglio. Devo andare. Come ti chiami? Grazie per tutto. Grazie.
E meno male, ce l'abbiamo fatta ad arrivare. Almeno oggi potevi venire prima. Macello. Ma come fai a vivere così? E smettila di parlare. Il telefono lo devi tenere in tasca, sennò è inutile che te l'ho preso. Ma che sei venuto a fare oggi? Ma che facevo? Ti lasciavo da solo. C'è Martina. Martina non ti può aiutare, lo sai. Questo lo dici tu. Per favore, non ce ne abbiamo già parlato, non puoi restare qua. E poi la soluzione c'è, è che ve ne venite qualche giorno a casa mia finché magari non troviamo un centro specializzato per te e per quell'altra. Vieni qua che ti metto il pigiama. No, voglio stare vestito. Poi al centro ci vai tu. Quell'altra si chiama Martina. Ormai esiste solo Martina. Qua siamo passati da padrona a barca da fuori. Ma l'hai sentito il dottore che ha detto? Non te ne puoi più occupare, devi farti una ragione. Lascia! Dove devi andare, mo? Al bagno. Prendila, dai, che è l'ultima. Allora, io vado al negozio, che qua non avete più niente da mangiare. Ah, Martina, a proposito, oggi ci arrangiamo, ma da domani ve ne venite a casa, perché Enzo ha bisogno di riposare. Hai capito, Martina? Martina? Martina! Lo vedi come fa, lo vedi? Martina! Martina! Puoi guidare. L'hai vista, Enzo? No, dico, l'hai vista. Quante volte te l'ho detto? Quella ragazza è un pericolo. Ma d'altra parte l'hai fatto fare sempre quello che voleva. Lo vuoi capire o no? Martina non è normale. Quella c'ha bisogno di cure. Qui se c'è una che non è normale sei tu. E di quello che ha bisogno Martina, lo so io. Io l'ho cresciuta. Ma dimmi, ma... Va, va. Io vado al negozio, che è meglio. Ecco, va al negozio. E portate pure queste, che non mi serve. Parlare con te è impossibile, insomma. Prego. Grazie. Prego. Biglietto. Sono 5,85. Ti pago domani, non ho soldi. Come faccio a fare il biglietto se non tieni i soldi? Sì, però devo andare a terra. Non si può fare. Non mi conosci, sto lavorando qua. Senza soldi non si possono fare i biglietti. Sai, non mi hanno pagato, mi hanno picchiato loro. Oh, dai, che fa notte. Per favore, fammi lavorare, dai. No, un biglietto. Grazie. Non mi fanno partire perché non ho soldi, no. Non ho niente. Faccio andare avanti gli altri, per favore. Grazie. Tu puoi aiutarmi? Tu dici che lo possiamo tenere qui? Sappiamo neanche chi è. Comunque, meglio lui che Vilma. Magari qualche giorno. Lasci, ci pensa lui.
Valla a chiamare, no? No, notato, já jsem... No. Jasně, ale musíš si pomoct sám, protože já jsem tady našel práci. Budeš si muset pomoct trochu sám, protože... Počkej. Avanti. Io voglio essere chiaro. Non so che cosa ti sei messo in testa, ma tu non servi a niente a nessuno. Però, siccome ci devi stare, bisogna ti dare da fare. Prendi sta roba e portala di là. E metti tutto in ordine. E chiudi. È chiuso. Oh, Vilma, so io. Ehi, Rocco. Come stai? Come sto? Con questa storia di Enzo non ho proprio avuto neanche il tempo di respirare. Mi sa che è stata anche una cazzata. Gli ho detto che stavo pensando di ricoverarlo in un centro specializzato a lui e a Martina. Ah, mi pare una buona idea. Mi sembra un'ottima idea. Anche perché lo fai per il suo bene, Vilma. Lo devi convincere. Lo fai facile, tu. Quando si tratta di Martina, quello gli sale il sangue al cervello, gli sale. Ma fammi capire una cosa, sta benedetta ragazza è stata affidata. Ma è mai possibile che conta più di te che sei la sorella, Vilma? Andiamo a casa, eh. Lo devi convincere. No, quello no, lasciala aperto. Lasciala aperto. Prendi quello. No, no, di qua prima. La faccio io. Aiuto. Lascia, faccio da solo, lascia. Che fai? Dove lo porti? Dalla a me. Senti, se vogliamo andare d'accordo, me devi dare retta. Piega il pigiama. Perché non mi ascolti? Tu hai già camminato molto e sei stanco. Meglio se ti siedi e io ti porto. Sai bene che la chiesa è ancora lontana. Devi smetterla, ce la faccio. Tu ci metterà anche tu, in un attimo ti caccio via. Dai. Già c'è Bimo che mi stressa con la sedia. Se volevo un controllore mi tenevo lei in casa.
No, io ho detto solo, sediti e riposati. Altrimenti perché l'abbiamo portato la sedia? Cammina e non fare lo spiritoso. Che è successo? È bloccata! Oh. Oh, spingi! Sì! Dai, forza! Devi aiutarmi, eh? Pure! Devi scendere! Ah. Dai! 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 Ma insomma, Enzo, io non ti capisco. Veramente ti vuoi mettere in casa questo qua? Lui va benissimo. È bravo. E tu che ne sai? Lo so e basta. E poi si prende pure poco. È per forza prende poco. È un disgraziato. Oh, basta. Lui adesso sta qui con noi e noi stiamo a posto. Ma come ragioni? Io ti devo lasciare qua, con questo qua in casa. Martina! Ma che fai? Ti sei addormentata? Non lo vedi che si sta bruciando tutto? Giovanotto, dammi una mano tu. Meno, aspetta, meno. Accompagnami. Come ti chiami? Ivan. E vieni da uno di questi paesi strani, quale? Io tanto non mi interessa, tanto sono tutti uguali. Ehi, mi raccomando, cerca di filare dritto e soprattutto non la secondare, che quello non ci sta più con la testa. Hai capito? Hai capito? Ci mancava un altro muto in casa. Vieni qua, vieni.
Enzo, io me ne sto andando, eh. Mi raccomando a te, non ti stancare. E comunque questa storia non finisce qua. Vieni tu, ti devo dare il numero di telefono, così se serve mi chiami. Non prendere iniziative da solo, nessuna, hai capito? Soprattutto attenta a Martina, che quella è pazza, completamente fuori controllo. Ne può combinare di tutti i colori. E tanto Enzo le fa fare sempre quello che le pare. Beh, me ne vado io. Mangia. Ivan! Sì? Sto io qua. Non serve, non serve! Tu la devi smettere di venire qua tutti i giorni. Ma ringrazio Dio che vengo, va. Questo piano. Siediti qua. Vedi, vedi. Insomma, veramente ti vuoi fare aiutare da questo qua? Certo. Ma lo vedi che non è capace? Meglio lui. Insomma, meglio un estraneo di me. Vabbè, va. Ti preparo da mangiare? No, c'è lui che cucina. E allora mi faccio un caffè? Me lo posso fare un caffè, sì? Fai. Rappa, verza, oh. Accetto, zucchero. La zuppa del mio paese, buona. E mangiatela tu, a me solo l'odore mi fa stare male. Se non ti piace ti do altra cosa. Ecco qua. Prendi, mangia anche tu questo. Metto via, eh.
La butta la roba, la mette via. Non sai proprio cucinare. Oh, sveglia, forse che facciamo tardi. Muoviti, c'è la messa. Messa? La messa, la messa. È domenica e c'è la messa. Manca questo, sai. Ma io non faccio messa. Muoviti, ti aspetto fuori. Dove vai? Ma c'è la messa adesso, è già tardi. Ah, non ti ci mettere pure tu. Dalle api ci andiamo dopo. Muoviti. Sempre con sta cosa. Forza. Oh, portala qua. Prima della benedizione, vorrei dire due parole. Volevo ringraziare Don Enzo.
per essere con noi. Sono molto contento di vederti in forma. E spero, durante la mia permanenza, di essere all'altezza. Ah, dimenticavo una cosa importante. Tra pochi giorni ci sarà la processione e abbiamo bisogno di un aiuto per l'organizzazione. Quindi chiunque volesse darci una mano, dopo mi trova in sacrestia. Preghiamo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo grazie. È giovane questo prete, ma è bravo, no Enzo? La messa la sanno dire tutti. Andiamo a mangiare? No, abbiamo da fare. E tutte le cose che ho fatto? Che ti avevo detto? Quello non ci sta proprio più con la testa. Ma se non lo capisci tu a tuo fratello? Ma che fratello è fratello? Non lo vedi come mi tratta. E va sempre peggio, va. Vilma, ti devi svegliare. Se non lo convinci subito, non andiamo da nessuna parte. Guarda, guarda sti imbecille. Guarda che ha fatto. Guarda. Ma tu guarda. Si crede di fare quello che gli pare perché mi vede così. Poi hai capito perché si preoccupano tanto per me? Interessi, solo interessi. Dove fanno stabilimento balneare. Qua. Stanno le api. Sai adesso che facciamo? Ributtiamo in terra tutta sta monnezza e gliela ributtiamo dalla parte sua. Faccio vedere io. Dai, dammi una mano. Ma che fa? Aiuto! Aiuto! Pizzica! Pizzica! Non ti avvicinare, vattene lontano, cammina! Aiuto! Disastro, sei un vero disastro. Su, per qualche puntura. Tante punture. È una causa persa. Ma come ti è venuto in mente d'aprire l'arnia? Non sapevo che dentro sono api. Dentro l'arnia? Che ci può essere? Non so. Dove vai? Lo so io. Sai che non devi stancarti? Tu devi imparare a fare silenzio. Lui strilla sempre. Oh! Fate su. Qui non arrivo solo. Ci arrivo io, ti preoccupare. Dammi. Dammela. Ti ho detto dammi sto coso! Dammelo! Dammelo! Io te l'ho detto. Devi stare al posto tuo. Ma aveva mai risposto così. Manco quando parlava. Vada su. Basta. Non toccare più. Toccare più. Pizzica. Guarda, guarda, ho mai combinato. Prendi questa. Non la voglio. Dai, vattene.
Che c'è? Tu dici, prima Martina parla? Perché lei non parla più? Perché non vuole. Perché? Da quando è sola è così. Ma com'è sola? Ah, ma che è un interrogatorio? Sola. Martina, solo me. E io solo lei. E tu a Martina non ci devi pensare proprio. Adesso vatti. Ma prima prendi medicina. Adesso fammi dormire. Buonanotte. Buongiorno. Allora c'è una cosa che sai fare. Il mio lavoro. Ma se ce l'avevi un lavoro che sei venuto a fare qua? Perché in Italia in un mese guadagno tanti soldi. Nel mio paese devo lavorare un anno. Se lo dici tu, mangia una lira. No. Lavoro.
ti servono queste scarpe? Vuoi pagare tu? Hai chiesto il permesso a Don Enzo? Dove hai preso tutti questi soldi? Allora, hai trovato qualcuno che lo porta? Ma si può sapere dove dobbiamo andare? Te l'ho già detto, a Tera. Ma perché? Buongiorno, Don Enzo. Buongiorno. Ciao. Ciao. Hai visto? Sono riuscito a rimagliare un gommone. Grazie. Però dobbiamo essere veloci, che qua siamo solo io e il collega, se succede qualcosa... E noi siamo veloci. Andiamo. Vieni, vieni da qua. Scusa. E mo? E mo la carichiamo. E io come faccio? E piano piano. Vedi questo? Ah? Questa è casa mia. Vengo subito. No, vengo pure io. Scusate confusione. Andiamo. Hai fatto venire qui per prendere due panni? No. Per vedere mio padre, però. Lo saprai dove sta, no? Sì. Buonasera. Buonasera. Ma qual è il tuo padre? È lui. Volal jsem ti, ale máš telefon pořád vypnutý. Telefon nic se proda. Chci ti představit mý přátelé. Questo è mio padre. Buonasera. A je sur. To jim prosím tě nemůžeš ani odpovědět na pozdrav? Noi dobbiamo andare. Tohle je pro tebe. Buonasera. Andiamo a riposare.
Grazie per oggi. Per me? Giusta. Ti va a uscire? Tu non vieni? Hai paura dell'acqua? Non sai che nell'acqua si vedono persone che ami? Dai, tu prova. Dai. Andiamo. Thank you.
Ivan! Ivan! Ivan, insomma! Ivan! Sono uscito a aiutare con Ape. Non lo devi lasciare solo mai, hai capito? Mai! E se succedeva qualche cosa? Meno male che sono passata, va. Ridormiva. Ma che dormiva e dormiva, stava sveglio, stava. Enzo, per favore, non cominciamo. Poi che cos'è tutto questo macello? Giovanotto, non sei pagato per andartene in giro. Che stai facendo tu? Che stai facendo? Guarda, puoi andare, non servi, non servi più. Enzo, a me questa storia non mi piace per niente. Per niente proprio. Vieni con me tu. Muoviti. Domani è una giornata speciale, la processione, la benedizione delle barche. Mi raccomando a te, ho preparato l'abito da cerimonia per Enzo. Ma tu mi capisci quando parlo? Ma questo mi pare scema. Me ne sto andando io. Mi raccomando a te.
stanco. L'Italia sempre a nascondermi. E per vivere faccio servo. Che vita. E tu? Raccontami. Non vuoi parlare? Guarda che abbiamo una bocca uguale. Se io parlo, parli anche tu. Non vuoi, non fa niente. La tua bambina. Vergine Santissima della Rivelazione, che sei nella Trinità Divina, noi ti preghiamo. Nei secoli dei secoli. Amen. E adesso, prima di continuare i festeggiamenti, vorrei che fosse Don Enzo a dare la santa benedizione. Grazie. D'accordo. Vergine Santissima, benedici questo mare, queste barche e questi figli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Thank you.
rimasto tranquillo, però non è male per questo. Martina, e come ti sei combinata? E a te che ti importa? Sei molto bella. Bellissima. L'hai vista? Sta chiave che si è sistemata. Ma che sta succedendo? Per favore, Rocco, e non ti ci mettere pure tu. Non lo vedi da solo che sta succedendo? Quella è arrivata, tutta truccata, un'altra persona. Poi si sono messi a ballare. A quest'altro poi. Enzo, tu non dici niente, no? E che sarà mai? Per piacere, vieni un attimo. Noi due dobbiamo parlare, Enzo, dobbiamo parlare. Ancora? Signor, voi ve lo tenete pure in casa, sto zingaro. Ma che si crede? Che è venuto a comandare a casa mia, eh? Fa come gli pare. Ormai si sente il padrone dell'isola. Sta pazzo gli fa fare quello che vuole. Tanto il vecchio ormai è rincoglionito. Non ce la fa più a stare appresso. Ormai se ne è uno. Che è uno zingaro. Non te ne permesso. Non te ne fatico, non te ne la lì. Oh! Andiamo, forza, a casa. Vorrei sapere che cosa vi siete messi in testa. Non abbiamo fatto niente di male. Lo so io che cosa è male per lei. Non parlo, non dici niente, Vilma. Ma che ti sei offeso per qualche cosa? Ma io quando vedo a Don Enzo come tratta questo qua, come a uno di famiglia. Dopo tutto quello che hai fatto per tuo fratello, ma ti pare una cosa normale, Vilma? Questo non tiene una lira, non tiene un permesso di soggiorno. Non si sa da dove arriva, è uno sbandato. E se le volesse bene veramente? Ma chi? Ma chi, Vilma? Tu ancora credi alle favole, Vilma? Poi se sta a casa vostra che vi piglio tutte cose, lo capisci o no? Non lo so. Ma tu lo capisci che io queste cose le dico per il nostro bene o no? Eh? No, no. Beh, Rocco, buonanotte. Me ne vado a dormire.
Martina stanotte non è tornata. Qualche volta lo fa. Io volevo bene a Martina. Un secondo. Dove vai? Oh! Oh! Ciao. Ciao. Ma Don Enzo c'è? Di là. Grazie. Oh! Buongiorno, Don Enzo. Buongiorno. Accomodati. No, grazie, sono passato solo per dirle una cosa, ma... Dai, un caffè, è pronto, dai. Prendi una tazza. Ah. Come andiamo? Il caffè non è in granché, eh? Oh. Grazie. Don Enzo, stamattina Vilma è venuto in caserma per sporgere denuncia. Vilma? E beh, io che c'entro? La denuncia è contro di lui. E dice che non è in regola. E voi? Voi che volete fare? E noi che possiamo fare? Se le cose stanno come dice lei, bisogna procedere con gli accertamenti e poi passare al fermo. Va bene. Comunque, prima che si fa tutto, passa ancora un po' di tempo. Magari potete trovare una soluzione prima. Buona giornata. Buona giornata. Non posso restare qui. La polizia mi porta via e tu sai perché non può accadere. È meglio per tutti che io vado. Hai trovato qualcuno che mi porta? Sì, a Punta Secca però. Al porto è pericoloso. Grazie. Tu hai imparato cose buone. Thank you.
è andato via. Sta a Punta Secca. Dai, no. Dai, no. Parli.